Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato ad XCOM 2 World of the Chosen. Nello scorso episodio siamo finalmente riusciti ad ottenere Prata al Mox e abbiamo terminato una missione che aveva iniziato un po' maluccio con un ricaricamento e invece poi abbiamo portato a termine la seconda che è andata molto meglio e abbiamo recuperato il nostro uomo. Imboscata, i soldati che abbiamo inviato in missione segreta sono stati sorpresi. No! No! Estrazione d'emergenza dei soldati XCOM. Caspita, ragazzi, iniziamo bene. La missione segreta è fallita. Credo comunque di avere degli uomini notevoli in missione, quindi perlomeno gioco con degli uomini buoni. È che partire così, caspita, non sapevo che le missioni segrete fallissero e dovessimo proprio metterci mano. Vabbè. C3 più dispersi. Non ha più Estrai tutti gli senso operatori XCOM. nascondersi. Ok. Dirigetevi verso il punto di estrazione alla massima velocità. Ah, ok. Abbiamo Beth Kelly. Ben. Ah, Ben e Beth. Ben ha il fuoco in corsa. Questo è molto utile visto che dobbiamo essere rapidi. E penso che si può saltare qui nell'acqua. Non si capisce niente, ragazzi. No, non si può saltare da nessuna parte, avanti. Vado. È probabile che qui sia pieno di zomboi, di schifi. No? Penso di sì. Penso che questo sia il Bartley, è problema. chiaro. Con le braghette corte, la signora. Beth Kelly, ok. Ah! Ora Hanno capisco. chiamato rinforzi. Fight One, vi hanno visto. Rileviamo truppe Advent in marcia verso di voi. Niente, Roger! scappiamo. E comunque possiamo passare da un palazzo all'altro. Non so se però ci sono nemici qui dentro. Sembrerebbe di no. Quindi Barry. niente, ho fatto un errore, ho perso il primo turno. Dovevo spostarmi verso il punto d'uscita. C'è semplicemente da correre in questa missione, però facciamo il possibile avanti. Ecco che arrivano. Shit. Vediamo. Contatto visivo con truppe Advent. Ci vedono? Sì, ci vedono per forza di cose perché siamo esposti. Mi attaccano sui fianchi! Ok, io direi che possiamo cercare di attaccare visto che. Ah, ma anche il sigaro in bocca, sta tipa, fantastica. Mancato! E mo? Vai. Torniamo indietro e con un fendente facciamo fuori questo. Spero di non commettere un errore perdendo tempo, ma è chiaro che dobbiamo eliminare il Sono una nemico. bomba. Attività aliena. Ok, Beth, a questo punto. Io non so dove sia quell'altro soldato infame, ma Ok. cerchiamo di evitare di rincorrerlo. Dov'è il luogo di estrazione? Lontanissimo. È lontanissimo. Ok, abbiamo Contatto trovato il visivo con nemico. truppe Advent. L'abbiamo trovato. Agli ordini. Ok. Immagino che nel prossimo turno ne arriveranno altri, perché conoscendo sto gioco ha un livello di difficoltà che dà noia. Adesso ci sparano. No, si copre. No, spara. Manca. Manca perché Posso muovermi da comunque qui? la mia donna Anna. Ah, ok. Sono due. Mi sembrava Mi troppo attaccano dai facile. lati. Ci è andata molto bene che siamo stati Muovo in mancati prossimità zona. perché.
Va bene. Si sentono delle urla, si avvicina un'orda di dispersi, ok. Se potessi entrare nella struttura sarebbe un'ottima cosa, ma non posso. Niente, tentiamo di attaccare da qua sopra. È una posizione relativamente ben difesa. 50-50 mancato. Sono a corto di munizioni. Vedo. Per me va bene. Copriti. Spara. Ok, uno è andato. Il problema sarà quando arrivano i dispersi. Ma domanda, i dispersi attaccano anche gli Advent? Perché se sì... Non è affatto male. Ok, io direi di darci il fuoco in corsa. In modo da poter fare un bel pezzo di strada e poi attaccare nuovamente. Oh, finalmente. Piaciuto? Questo significa che ora sono di nuovo pronta. Si ricarica e si mette la guardia, perché arrivano i dispersi. Sono in allerta. Ok, non ci hanno visti. Ci vado subito. Oppure non sono ancora arrivati. Ma adesso vediamo. Nessun problema, capo. Che ragazzi, che rottura di scatole. Ecco qua. 64-64. Ok, uno è andato. Avete visto? Sto usando molte munizioni. Ok, anche il secondo è andato. Altri non ne vedo per ora. E questo significa che facciamo la ricarica gratis. E ci mettiamo a riparo. Mentre la nostra donna si mette in guardia. Arrivano. Arrivano. Dovrebbero essercene altri 4, se ho contato bene. Erano 6. Cioè, questa è arrivata, stava facendo surf quando l'hanno chiamata per la missione. Regolo la mira. Vado. Ok. Quindi questo è andato. Bersaglio neutralizzato. La ricarichiamo. E ora tocca al nostro uomo. Ce la posso fare. Vedo truppe Advent. Oh, truppe Advent addirittura. Niente, allora mettiti al riparo. Non voglio rischiare. Magari potremmo provare a salire. È molto esposto questo Advent. I sensori sono letteralmente impazziti, comandante. Stanno arrivando i dispersi. Questo l'avevamo capito. Ok, portiamo Ben Edwards all'interno dietro al bancone. E abbiamo. Allora, un disperso 99%. Cerchiamo di colpirlo alla testa e guadagnare un tiro. E poi riesco a spostarmi addirittura in avanti con il fendente. E far fuori l'Advent. Ok. Perfetto. Piaciuto? Ottima manovra di Predator. Predatore. Eccolo. E adesso Beth Kelly lo raggiunge. Stiamo avanzando lentamente, ma andiamo avanti.
Ecco che arriva l'orda, eh. 1, 2, 3, 4. Dietro la finestra ne ho visti almeno 2. Ok. Per me va bene. Facciamo un piccolo passo avanti per vedere se trovo altri nemici. No. Sono una bomba. Esci. Ce la posso fare. Ok. E allora tu sali. Così almeno dall'altura, dall'altezza possiamo avere una migliore visuale e più tiro. Comunque mi sembravano di più dispersi, forse ho visto male. Probabile. Ora entriamo in questa struttura. Tutto tranquillo. Andiamo Ben Edwards in avanti correndo. Ah, ecco di dove sono. Sono dentro la casa. Adesso inizieranno ad inseguirmi, penso. Poco male perché siamo abbastanza vicini al punto di estrazione ormai. Lo riesco a vedere da qui. Ok. Vediamo se da questa finestra riesco a vedere nemici. No. Fuori. E ora vedo nemici. E ne vedo tanti. Truppe Advent in campo. Shit. Caspita, ragazzi. Paura. Per fortuna che Beth riesce però a mettersi in una posizione in cui secondo me dovrebbe essere in grado di tirare il nemico, no? No. Cioè sì, però... bel casino. Qui mi sono cacciato. Bellissimo questo casino, veramente. Oh, vabbè. No, cerco di far fuori l'Advent. E so benissimo che qui mi troverò dei Walker, come li chiamo io. E proviamo a vedere di farne fuori un paio. 80%, vai. Sfidiamo un po' la sorte. Ok, uno va. Centrato. A questo punto io provo a Ho sbagliato, ragazzi. Avevo ancora una ricarica. Pensavo di averne uno, invece ne avevo due. Non farà più male. Merda, però ci sono tre, adesso quattro zombie. E mentre invece prima ne avevamo soltanto... Ne avremmo potuti avere soltanto tre. Ok. Fermi tutti, io li chiamo zombie perché questo sono. Colpo la testa 1. Avete visto? Colpo la testa 2. Sarebbero comodo delle munizioni. Ricarica gratis. Niente male. Colpo la testa. No, no, che fendente. Ricarica gratis. Di nuovo in partita. Vai. Colpo la testa 3. Benissimo. E con questa azione andiamo ad estrarre Ben. Così abbiamo liberato l'australiana. Che adesso sale Beth. E ragazzi, siamo riusciti ad estrarre i nostri operatori senza ferite. Senza ferite alcune. Dai, lasciamo perdere gli attacchi. Uff. Che missioncino, ragazzi. Estrazione. Sono curioso di vedere se riesco adesso a recuperare l'ingegnere che c'era in quella zona di carico. E poi facciamo la missione contro la base Advent. C'era ancora un nemico che è quello che ho lasciato in vita, vabbè. No, non è stata difficile, dai. È stata una missione buona. Neanche una perdita, comandante. Ah, promuovi Edwards. Spero che tutte le missioni... Allora, tempesta di là. Allora, adesso è affendente maestria, passione da fuoco in corsa, lavoro di squadra. La tempesta di là mi attacchi con spada gratis ai nemici che entrano o attaccano a portata di mischia. Implacabile, se metti a segno una o più uccisioni durante il tuo turno, ottieni una mossa bonus. Wow, se mi piace. Implacabile mi piace molto. Però, visto che ho un maestro di spade, predatore, gli diamo la...
come si chiama? L'attacco in mischia di opportunità. Ok. Progetto Avatar sale. Quando arriva qui abbiamo perso la partita. Ah no! Abbiamo portato a termine una missione segreta e lo abbassiamo di 2. Tiè, pigliati questo. Questa collaborazione sarà la salvezza della Riserve, statistica, resistenza. mobilità aumentata. Wow. Assegniamo una nuova missione segreta, per favore. Recluta un ingegnere. Diamo un cecchino. No, Torres non è che mi piace moltissimo. Assegniamo Martin e un soldato. Jens Hagen. Ok. Annullamento rischi soldato ferito. 25 di galliere, no, non lo voglio fare. Confermiamo la missione. Quindi mandiamo Martin a La ricercare missione un segreta ingegnere. inizierà immediatamente, E adesso abbiamo la comandante. possibilità di migliorare le armi di un soldato e dare anche una promozione. Io direi Beth Kelly. Promuovila, diventa una shredder, mi piace. Poi abbiamo un potenziamento arma, un caricatore automatico per le ricariche gratis. Lo potremmo assegnare. La Coslova ha già un miglioramento nell'arma. Un ripetitore avanzato, uccisioni istantanee gratuite. Ah, sì. Non Marz. so dove continuino a trovare quei maledetti Advent Burger, ma la prossima volta che trovo la loro carta sotto una console di comando, qualcuno la Ok, pagherà poi la cara. Dragunova può fare un legame con il Templare, perché hanno una coesione molto alta, e io confermo il legame. Ok, poi altre cose che posso fare con i miei uomini? Per il momento no. E quindi adesso torniamo nella nostra mappa e finiamo questo episodio cercando di estrarre di nuovo un ingegnere. Evento oscuro completato, leghe protettive Advent. Ouch. Questi cosiddetti templari Poteri sono psionici, ricerca ritirati completata. via Questo mi interessa. Isolation Nuovo dalle oggetto, amplificatore posizioni psionico, nuova potere struttura, laboratorio dell'Alleanza. psionico. Queste scoperte saranno cruciali per i Ragazzi, questo è nostri sforzi, importante. comandante. Bellissimo. E abbiamo un'ispirazione alle armi magnetiche. 11 giorni. Vediamo. No, lasciamo perdere, ci si mette troppo tempo. Visto. Facciamo delle ricerche veloci, dai. Adesso che Pare che la possiamo. collega che mi ha preceduto. Ora recuperiamo questo ingegnere, per favore. Mattia Bacher. Ok, non ora. E adesso che. Scusate, adesso che abbiamo un nuovo ingegnere, vediamo di assegnarlo perché è proprio il caso. Abbiamo la rimozione di macchine aliene. Comunicazione con la resistenza ci dà uno slot in più, giusto? Che non ci serve. Assegniamo tempo di scavo Baker. Così questo maledettissimo scavo va avanti ancora per 4 giorni. Io del fatto questo, ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti con me e vi do appuntamento al prossimo episodio in cui faremo una missione molto 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 difficile. A presto.